Altavilla Vicentina. Il primo a lanciare l'allarme ieri notte alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco è stato un residente molto lontano che sosteneva di aver visto dei bagliori sospetti nel bosco nella zona collinare. Solo dopo alcune verifiche le squadre dei pompieri hanno individuato verso mezzanotte l'incendio di una pompeiana a ridosso di una abitazione in via Pasubio. L'arrivo di 9 operatori con un'autopompa, un'autobotte e 2 moduli antincendio boschivo hanno permesso di evitare che le fiamme si propagassero all'intera abitazione. Nessun ferito fortunatamente, ma le 2 automobili ricoverate sotto la struttura sono andate completamente distrutte. Non sono ancora state chiarite le cause dell'incendio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri.